Rock, sigla. Allora, quando esce un film particolarmente interessante, in tantissimi mi chiedete se lo recensirò e la risposta è quasi sempre sì. Soprattutto se si tratta di film particolarmente chiacchierati, io la recensione tendo a farla. Ma questo avviene soprattutto quando si parla di film caricati direttamente sulle piattaforme di streaming, perché magari qualcuno pensa che io non sia informato sull'uscita del dato film e ci tiene per l'appunto a chiedermi se lo conosco e se ne parlerò. Ma questo fenomeno non si è mai verificato con la potenza con cui si è verificato per il film di cui sto per parlare. Perché mi avete chiesto negli ultimi 2 giorni di recensirlo letteralmente ovunque, nei commenti e post di Instagram e Facebook, nei commenti e video su YouTube, in privato, su qualunque piattaforma social su cui io mi trovi. Quindi grazie, perché mi avete messo un hype incredibile. Alla 70esima persona che mi ha chiesto di parlarne, ho pensato, ma quanto deve essere bello questo film, se così tanti mi stanno chiedendo di recensirlo. E mi riferisco a una pellicola del 2020 per la regia di Galder Gaztelu Urrutia, ed è Il Buco. Allora, è un film spagnolo, se non erro, comunque è sicuramente parlato in lingua spagnola, e io l'ho visto in lingua originale. E innanzitutto noto che a livello di traduzione è stato fatto un mezzo casino, perché su Netflix il film lo trovate anche con il titolo inglese che è The Platform, e in italiano si chiama Il Buco, ma mi dicono che nel doppiaggio italiano il buco del titolo lo chiamano La Fossa, ed effettivamente il titolo spagnolo è El Hoyo, che significa la fossa. Quindi non capisco perché nel film il buco viene chiamato fossa, come effettivamente dovrebbe essere, ma nel titolo la fossa viene chiamata buco. Boh, non lo so. Non lo so, ed è anche interessante notare come, anche se il film da noi si chiama Il Buco e non La Fossa, sempre di un'apertura stiamo parlando. Che tu dica buco, che tu dica fossa, comunque, bene o male, l'immagine che ti si forma nella mente è piuttosto simile. Ti immagini qualcosa comunque di aperto, ecco. E invece il titolo in inglese si sposta su un altro elemento fondamentale del film, che è la piattaforma, e adesso ne parlerò. Quindi è una traduzione che non è che è errata, si concentra semplicemente su un altro elemento non meno importante del buco, della fossa, che dir si voglia, del titolo. Per cui io vi ringrazio, perché come ho detto me lo avete fatto guardare con uno spirito magari diverso rispetto a se l'avessi scoperto da solo, perché avevo delle aspettative, non avevo mai sentito parlare, non avevo neanche visto il trailer e non avevo idea di cosa trattasse. L'ho visto al buio, sapendo però che è piaciuto a tantissime persone. E anche questa volta, ascoltandovi, non ho assolutamente fatto male, perché il film mi è piaciuto tantissimo. Al di là del fatto che è diretto in una maniera veramente interessante, è un film molto claustrofobico, essendo ambientato tutto nello stesso luogo. Di fatto si tratta di una cella di questa prigione che credo sia stata costruita in quello che potrebbe essere un futuro non troppo lontano, oppure in un presente ucronico, non si sa quando ci troviamo all'interno della narrazione. Le celle cambiano, ma in realtà poi sono sempre uguali, quindi di fatto l'ambientazione è praticamente sempre la stessa. Da un punto di vista strutturale, poi a livello scenografico magari una cella è più sporca di quella precedente, o viceversa, però comunque il senso è che l'ambiente sia praticamente sempre quello da un punto di vista visivo. E è claustrofobico perché non solo perché è ambientato sempre nelle più o meno stesse 4 mura, ma perché
il regista Gastelu Urrutia ha deciso di giocare tutto su inquadrature molto ravvicinate. Ti sembra quasi di sentire il fiato dei personaggi in faccia quando parlano. Non ti dà respiro, non c'è l'aria nell'inquadratura, che è un po' quello che faccio io quando faccio questi video. Lo spazio tra la mia testa e il limite dell'inquadratura praticamente non esiste, anzi io vado quasi a sparire nella sommità del capo nell'inquadratura, perché mi piace l'inquadratura stretta. In passato, siccome non ci tenevo molto a impostare le inquadrature, avevo tantissima aria sopra la testa, ad esempio l'aria è quello spazio lì, ecco, proprio a livello tecnico, per cui ti lascia poca aria. E il fatto che l'ambiente sia spesso sporco e lurido ti fa veramente sentire il peso di quello che ti stanno raccontando, perché Il Buco è un film con un fortissimo sottotesto socio-politico. È fondamentalmente un'opera che analizza la natura umana, quella più becera, analizza l'egoismo delle persone, analizza il modo in cui si comportano le persone quando sono messe alle strette. E tra l'altro diciamo che in questo periodo in cui siamo tutti chiamati a rispondere a una grave emergenza sanitaria, è lì che vedi come si comportano le persone in una situazione particolarmente rischiosa. Ci sono quelli che si comportano in maniera altruistica e quelli che invece si comportano in maniera egoistica e non pensano alle conseguenze, alle loro azioni, vuoi per paura che non permette di ragionare, vuoi perché di base non gliene frega un cazzo delle conseguenze che un'azione può per appunto avere. Quindi è un film che mi ha particolarmente convinto e colpito, forse proprio perché l'ho visto in questo periodo, un periodo in cui ne stiamo vedendo veramente di ogni, per cui una riflessione così cruda sulla natura umana mi ha un pochino fatto male, devo essere sincero. È un film però che non vuole farti perdere le speranze in umanità, no, vuole farti capire che per l'umanità c'è, ci sarà sempre una speranza, ed effettivamente di cose comunque belle in questo periodo ne abbiamo viste, perché purtroppo la natura delle persone è mutevole. Sto facendo un parallelismo col periodo che stiamo vivendo perché, come ho detto, è proprio qui che vedi la natura della massa, la natura delle persone quando sono minacciate da qualcosa. Quindi si vedono cose belle e cose un po' meno belle, perché di fatto comunque varia tutto da persona a persona. Nel film vediamo persone buone, persone che fanno cose cattive pur non essendo magari cattive, e forse il grande interrogativo del film è: ma esiste veramente una netta distinzione tra bene e male? Ci sono persone che magari sono bravissime, ma che in un momento in cui vanno nel panico, in cui si sentono minacciate, fanno cose che possono essere decisamente discutibili, ma non diresti che in generale siano delle cattive persone. Quindi una determinata azione in quel unico momento determina se sei totalmente buono o totalmente cattivo. Esistono anche le zone grigie, non c'è una distinzione netta, e il film questo te lo fa capire molto bene. Peraltro è un film in cui di base ci sono parecchi personaggi, più di quelli che mi sarei aspettato, viste le premesse iniziali. E sono tutti parecchio rilevanti. Il protagonista è quest'uomo che fondamentalmente simboleggia un po' la figura messianica. Nel film viene anche spesso paragonato al Messia, qualcuno che salverà l'umanità, ma una figura slegata da un concetto religioso. Questo l'ho apprezzato, una sorta di messia laico, un messia che di base non dice neanche qual è la sua fede. Senza fare spoiler, a un certo punto il compagno di cella che vediamo all'inizio, quest'uomo anziano che di fatto è un personaggio estremamente affascinante, a un certo punto gli chiede se crede in Dio. E il protagonista non risponde, molto semplicemente dice
e tu credi in Dio? Quindi non risponde. Perché? Perché c'era la volontà di mostrare che lui è slegato da qualunque ideologia religiosa. E questa, secondo me, è una cosa molto importante. E poi abbiamo anche altri personaggi che si susseguono. Abbiamo questa donna che di base vorrebbe, in un certo senso, raddrizzare il sistema, perché l'idea è che ci sia questo luogo, questa prigione, dove non è detto che vadano per forza i criminali, possono andare anche persone volontarie. Il perché non viene effettivamente spiegato. Il protagonista dà una spiegazione del perché è andato lì, però il punto è che spiega che voleva ottenere qualcosa, ma il perché sia importante ottenere quel qualcosa non ci viene detto. Può essere che ci troviamo effettivamente in un futuro distopico o in un presente ucronico in cui c'è una distopia? Ripeto, può essere, come può non essere, e francamente non mi interessa, perché non è importante, non è rilevante. Quindi abbiamo diversi livelli di critica sociale. Abbiamo, con il vecchio personaggio peculiarissimo, una sorta di disamina di come le persone a un certo punto debbano seguire il proprio istinto di autoconservazione, facendo magari anche cose a dir poco discutibili, ma sempre con una ragione. Quel personaggio, io mi sono chiesto, è buono? È cattivo? Che personaggio è? La risposta, come ho detto prima, è né l'uno né l'altro. È un personaggio con le sue ragioni, è un personaggio che fa magari cose su cui si può non essere d'accordo, ma non voglio entrare nel merito, ok? Però ho usato un eufemismo. Ma il punto è che non è né buono né cattivo, in un certo senso. Però al regista, ai sceneggiatori, è premuto spiegare che c'è un motivo per cui fa quello che fa. Ed è un motivo netto, chiaro, limpido, cristallino. Quello non ha zone di grigio. Il motivo è quello. Poi uno può volerci vedere tutte le letture, le interpretazioni possibili, però te lo dicono chiaramente perché. La donna, invece, è un personaggio, anche quello affascinante, ma di base rappresenta il sistema, rappresenta quella parte umana che cerca di seguire le regole cercando di fare la cosa giusta. Ma anche qui, fare la cosa giusta è effettivamente sempre la cosa giusta? A volte, magari, per ottenere un qualcosa, per arrivare a un certo scopo, seguire le regole alla lettera, quando un sistema è marcio fino al midollo, è difficile. E quindi è la rappresentazione di un sistema che non funziona, o forse è stato creato per funzionare, ma alla fine la natura umana l'ha distorto e ha trovato il modo di aggirarlo. E anche qua è una bella lettura. E poi abbiamo un altro personaggio, questa donna che si muove tra i vari piani, tra le varie celle, perché anche lei ha uno scopo. Ha uno scopo, è un personaggio, quello emblematico. Io credo che rappresenti quella parte istintuale dell'uomo che si aggrappa a quel qualcosa che tutti hanno, ma che è diverso per ciascuno, che ti permette di non scendere nel baratro. Ma paradossalmente, lei, per avere quel qualcosa, nel baratro ci scende. Quindi è in sostanza quell'istinto di sopravvivenza che ti spinge a fare qualunque cosa. Scendi nel baratro per non cadere nel baratro, perché lei non cade, lei scende nella fossa, scende nel buco, pian piano, con questa piattaforma, perché per l'appunto il senso principale del film è da ricercarsi nel cibo. Ora, io non voglio entrare troppo nel merito, ma le inquadrature che più mi hanno colpito sono quelle quasi sacrali in cui viene preparato il cibo, inquadrature in cui magari i personaggi parlano tra loro, ma noi non li sentiamo perché è tutto coperto dalla musica, come se fossero muti. Parlano, e sono inquadrature fondamentali perché è l'unico luogo, quello, in cui vedi pulizia, ordine e regole nel buco, in questa prigione. E ho trovato molto interessante il modo in cui viene rappresentato il cibo. Il cibo è qualcosa di puro, è qualcosa di sacro,
E io credo che il cibo qui rappresenti il tessuto sociale. Sono le regole, è quell'insieme di regole e di elementi che ti permettono di vivere bene. Il cibo man mano diventa putrido, diventa sporco, diventa disgustoso da guardare. Perché? Perché quando le regole, quando un sistema viene dato in pasto alla massa, allora è lì che vedi se verrà seguito oppure no. Cioè, capito? È l'ordine che diventa piano piano caos. Ed è qualcosa per cui le persone, e che le persone fagocitano nel film. E quindi è proprio una rappresentazione. È una vera e pura rappresentazione. È anche in un certo senso il futuro dell'umanità, il cibo in questo senso. E può essere visto anche come quello, come qualcosa di fondamentale che però viene depredato. E il cibo ha una, secondo me, rilevanza straordinaria nel film. E ruota tutto intorno a quello, di fatto. È a questa piattaforma che porta il cibo e scende. Più va in basso, più le persone depredano e quelli che sono in basso non si beccano più niente. Ed è questa invece una rappresentazione della stratificazione sociale umana, ma anche, di fatto, per vederla con un'interpretazione molto più banale, terra terra, la legge del più forte. Chi sta sopra piscia letteralmente in testa a chi sta sotto. Ma c'è equità in questo. Il film ti spiega che gli esseri umani sono cattivi molto spesso gli uni con gli altri, ma nel carcere c'è equità, perché chi sta in alto potrebbe essere in basso il giorno dopo. È questo il punto, per far capire che sì, siamo cattivi tra di noi, ma siamo tutti sulla stessa barca, forse non dovremmo essere cattivi tra di noi. E quindi è un film che ti mostra il marciume dell'umanità, ma ti mostra anche quel barlume di speranza, quel barlume di futuro. Perché di base una cosa che ci ha insegnato la storia è che gli esseri umani dimenticano, forse come forma di difesa psicologica, perché di fatto noi abbiamo fatto cose terribili nel corso della storia che si sono ripetute ciclicamente: massacri, genocidi, guerre, ne abbiamo fatte veramente di ogni, si ripete tutto e ancora, sempre uguale, sempre inesorabile. E il film di questo parla, il film parla anche di questo, parla di come alla fine gli esseri umani, quando sono messi alle strette, fanno uscire quel lato vorace, carnivore e cannibale. E mi ha colpito l'estrema violenza, l'estrema crudezza con cui tutto questo è raccontato. Peraltro è un film estremamente simbolico. Il finale è molto, molto simbolico. Io l'ho apprezzato, non ve ne posso parlare adesso, ve ne parlerò tra poco nella parte spoiler. L'ho apprezzato perché l'ho trovato un finale giusto per il tipo di film, perché comunque ci sono anche dei personaggi che secondo me hanno tutti un loro ruolo specifico e una fine giusta. Ad esempio, un altro personaggio che mi è piaciuto molto è il ragazzo di colore che si vede verso la fine del film. Quello di base aumenta l'allegoria religiosa, perché è il messia con il suo seguace, è il messia con il suo apostolo, ok? È una rappresentazione in piccolo di Cristo con la sua cerchia di seguaci. Quindi anche questo è molto interessante ed è lì che il film inizia ad avere la sua più profonda valenza simbolica. È un finale molto particolare che si presta a diverse letture. Io ne ho scelta una in particolare di cui vi parlerò dopo, perché mi è piaciuto particolarmente. Quindi ho apprezzato. E mano a mano che il film andava avanti io sentivo e percepivo una tensione incredibile, con queste cazzo di inquadrature strettissime, questo luogo isolato, queste quattro mura che già erano soffocanti di per sé, ma poi l'utilizzo delle luci, la fotografia, un'illuminazione molto fredda, e in alcuni momenti però diventa tutto rosso, perché quando cala la notte vengono spente le luci e rimane solo questa luce rossa. Le luci normali vengono spente, rimane quella, ed è una luce che evoca la violenza, che evoca il sangue, evoca l'incertezza di quello che arriverà il giorno dopo. E poi ci sono delle scene in cui, per mostrarti cosa succede nel tempo in cui lui sta in una cella, mostrano questo montaggio in cui vedi lui che, da persona con i propri ideali,
inizia piano piano ad ammattire, inizia piano piano ad avere dei dubbi sulle proprie certezze. Quindi è un film che vuole essere particolarmente metaforico. È quasi, quasi io a un certo punto ho iniziato a pensare, ma non è che è tutta una metafora e basta? Cioè, non è che magari quello che sto vedendo non sta accadendo veramente, oppure una rappresentazione della mente del protagonista? Ero, perché era talmente particolare a un certo punto che ho iniziato ad avere dei dubbi. Io non confermo, non smentisco, ovviamente. Sta di fatto che l'ho trovato veramente azzeccato. Probabilmente uno dei migliori film che siano arrivati su Netflix negli ultimi tempi. Se non erro, allora non sono sicuro sia un originale Netflix, ma è stato forse distribuito all'estero da Netflix, comunque sia o coprodotto. Sta di fatto che è un film che trovate solo lì, qui in Italia almeno, e che vale la pena di essere visto. Non è sicuramente il film per rilassarsi in questo periodo. Anzi, come vi ho detto, i parallelismi con quello che sta accadendo adesso sono così tanti che potrebbe magari buttarvi un po' di più ancora nello sconforto, o magari no, perché se me l'avete consigliato così in tanti può essere che magari sono io stronzo che ci ho visto questa lettura. E ovviamente il film è stato fatto prima che accadesse quello che sta accadendo, per cui è ovvio che non era pensato quello, ma a combinazione esce in un momento in cui ha una valenza, secondo me, attualissima. Perché magari sono l'unico che ha fatto il parallelismo con quello che stiamo vivendo, però ragazzi, secondo me, non è proprio così. Ovvio, qua è tutto esagerato, qua c'è una violenza incredibile, sangue, brani di carne strappati, però io parlo a livello di metafora, capisco l'attualità che si può ritrovarvi dentro, per cui ho apprezzato veramente tanto e il messaggio sul finale mi è piaciuto molto. Peraltro il finale sembra molto rapido, perché è rapida la discesa verso l'oscuro da parte dei personaggi. A un certo punto si parte lentamente, mano a mano che il film va avanti si va sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce, fino a che proprio ti sembra quasi di star cadendo tu da quel cazzo di buco. Poi peraltro è anche la struttura che è assurda, questa prigione con tutti questi livelli. Poi peraltro sui numeri dei livelli si potrebbe fare un discorso a parte, sono spesso molto simbolici, soprattutto l'ultimo livello, quello è simbolicissimo, ok? Perché di fatto è come se fosse una sorta di rappresentazione anche dell'inferno, cioè sembra proprio un inferno. Per cui davvero io non so come ringraziarvi, perché mi avete fatto un gran regalo consigliandomi così in tanti di guardarlo. Magari se l'avessi visto su Netflix, lì tra i suggeriti, senza che nessuno me ne avesse parlato bene, non l'avrei guardato in questo periodo, l'avrei recuperato dopo, magari me lo sarei proprio perso, non è che posso guardare tutti i film che ci sono su Netflix. Per cui avete fatto veramente bene a chiedermelo, e quindi io vi chiedo di continuare. Se trovate qualcosa che secondo voi vale la pena e vedete che io magari non ho parlato perché non ero a conoscenza, continuate a chiedermi di fare la recensione, perché in questo modo io sicuramente me ne accorgo. Cioè, me lo chiede uno, dico va bene, ok, me lo chiede due, dico a 3-4 penso, però sta piacendo. Quando diventate veramente letteralmente centinaia, allora sì, allora dico, ma che cazzo, ci sarà un motivo se così in tanti mi chiedono di parlare. Magari qualcuno me l'ha anche chiesto, non perché gli fosse piaciuto, ma perché non gli è piaciuto, e vedendo che tutti ne parlavano bene si sarà chiesto chissà cosa ne pensa lui. Beh, mi fa piacere, anzi grazie che mi considerate insomma importante per sapere al punto che volete sapere il mio pensiero. Questa è una cosa che mi scalda il cuore, grazie mille. Quindi è una pellicola molto particolare. Peraltro la colonna sonora di questo film contribuisce a quel senso di angoscia perenne che per tutta l'ora e mezza di durata permane e permea tutto quanto e si poi infonde nello spettatore. Nonostante però siamo in un periodo così particolare, mi sono sentito lo stesso intrattenuto. Sì, sono caduto un po' uno sconforto perché sono messo a pensare, a riflettere, ma è anche un film che ti fa pendere dalle sue labbra. Non ha un singolo momento morto. È raro che un film non abbia neanche un secondo morto, ma qua non c'è nemmeno mezza inquadratura in cui che mi abbia fatto pensare sì, però dove vuole andare a parlare, si muovono. No, è talmente ben costruito, talmente ben sceneggiato e ben diretto che ti viene proprio a pensare... Quindi, ok.
qualche difetto ce l'ha. Forse il finale è un po' troppo lasciato all'interpretazione dello spettatore. A me piace, io non lo considero un difetto. Ma capisco che magari qualcuno che non ha voglia di mettersi a riflettere troppo e farsi mille pipponi per capire la metafora, magari può pensare, sì, ho capito, ho guardato il film fino alla fine per questo finale di merda. Può succedere, per me non è un finale di merda, tutt'altro, è un finale bellissimo. Però diciamo che sì, può essere per alcuni, da alcuni considerato un difetto, oppure alcuni possono considerare certi personaggi inutili, anche se secondo me ognuno ha la propria rilevanza. Dipende tutto dal tipo di lettura che dai al film, dipende tutto da quanto sei disposto a ragionarci su. Perché se non hai voglia di ragionarci troppo, allora non ti sembra questo granché. Se hai voglia di ragionarci e di cogliere tutti i sottotesti politici e sociali che il regista ti ha messo dentro, allora la solfa cambia e inizi a valutarlo come un film di un certo livello. Per essere comunque un film è caricato su una piattaforma di streaming, cazzo, questo è un film che io avrei visto volentieri al cinema. Questo l'avrei visto volentierissimo in sala. Peraltro, come non pensare a The Cube di Vincenzo Natali guardando questo film? Sì, lo so, non è la stessa cosa, ma in realtà ha diversi punti in comune. Di fatto in The Cube vedevamo cose molto simili, solo che lì c'era molta più fantascienza. Qua non è propriamente un discorso di fantascienza, però comunque c'è sicuramente di mezzo l'idea distopica, cioè perché esiste questa struttura, com'è possibile che si permetta una cosa del genere? Non c'è dato saperlo e nemmeno mi interessa saperlo, quindi è senza dubbio una pellicola che ti stimola ben più di una riflessione e che io sono veramente contento di aver guardato. Per cui questo è quello che pensavo circa Il Buco, quindi vi invito a scrivere un commento qui sotto che cosa ne pensate, perché è davvero, sono curioso di sapere la vostra opinione. Se fate spoiler, mi raccomando, contestate il vostro contenuto da spoiler, così non roviniamo il film a chi ancora non l'ha visto. E posso dirvi che comunque mi rendo conto solo adesso che è il primo film nuovo che recensisco appena uscito da diverse settimane a questa parte. Mi stavo quasi dimenticando come si fa. Davvero. Cioè, era da tantissimo che non recensivo un film di nuova uscita. Poi vedi che vengono a dire ma lo streaming, ma uccide la sala. Ma meno male che abbiamo lo streaming, così io continuo a ripetere, meno male che abbiamo lo streaming, ragazzi, meno male. Voi, la sensazione che ho provato nel parlare di qualcosa di nuovo, di qualcosa non solo che non avevo mai visto ma che è uscito adesso e di cui tutti stanno parlando, cazzo, mi mancava, madonna se mi mancava, ragazzi, mamma mia. Quindi io sono contento, quindi, perché l'importante, lo dico sempre, è distrarsi in questo momento e cercare di provare quelle sensazioni che proviamo ogni giorno in condizioni di normalità. Per cui teniamo duro che ce la faremo. Io vi abbraccio, tanto ma tanto ma tanto bene. Se volete sapere cosa ne penso fino a una più specifica, adesso faccio i spoiler. Se non volete saperlo perché magari non avete ancora visto il film, potete recuperare la parte spoiler quando lo avrete visto, se avete voglia. Quindi io vi do appuntamento al prossimo movie vlog. Noi ci vediamo al prossimo movie vlog. Mentre invece, se volete proseguire con il video, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Allora, il finale, perché io sono fatto così, mi piace partire proprio dall'ultima cosa di cui si dovrebbe parlare. Io parlo prima del finale. Alcuni mi hanno detto, ma che cazzo di finale è? In realtà è un finale estremamente simbolico. Il protagonista a un certo punto si eleva a figura messianica, come lui stesso si autoproclama, perché di fatto il fatto che lui sia messia viene detto dalle sue visioni, quando lui vede il vecchio e quella che faceva parte dell'amministrazione, che essendo malato di cancro aveva cercato di passare tutti i giorni nella fossa, nel buco, come cavolo si chiama, per cercare di rendere un posto migliore ma senza riuscirci, lo chiama per appunto il messia. E quindi lui si eleva messia quando si trova a livello 6, uno dei livelli più alti, insieme al ragazzo di colore. Lui lo convince a mettersi sulla piattaforma e scendere ai vari livelli, costringendo gli altri prigionieri a razionare il cibo, perché lui dice: se noi riusciamo a far arrivare il cibo all'ultimo livello,
noi abbiamo vinto, dobbiamo mandare un messaggio. E a un certo punto incontrano un ex compagno di cella dell'altro ragazzo, che è un uomo saggio, quindi è proprio il veglio, il saggio, una figura importantissima, perché c'è proprio un riferimento biblico, no? Cioè il saggio, che dice: dovete mandare un messaggio. Se voi fate tornare sulla piattaforma con la panna cotta, che è il piatto impiattato meglio, loro capiranno che è stato mandato un messaggio. Non avete finito tutto, soprattutto avete avanzato l'unico piatto veramente ben confezionato, ben impiattato. Ma in realtà non è la panna cotta del messaggio. Alla fine arrivano giù e vedono la ragazza asiatica, quella che uccideva ogni volta il suo compagno di cella per poter scendere e cercare suo figlio, ok? È la madre, fondamentalmente, che è un personaggio che è molto amichevole nei confronti del protagonista, che lo aiuta quando il suo primo compagno di cella, il vecchio, lo lega, perché sono finiti a un livello molto basso, il 178, lo lega per poterlo pian piano squartare, tagliare pezzi di carne per potersi nutrire. Ok, che quella cosa è una cosa terribile, mentre lui lo sta tagliando, lei arriva da dietro e lo ammazza. Ecco, quel personaggio non è cattivo, in realtà è solo un uomo disperato che deve pensare alla propria salvaguardia ed è pronto a tutto pur di rimanere in vita. Anche a mangiare pian piano quel compagno di cella che a lui sta simpaticissimo, perché si vede che è simpatico, questo personaggio è particolare che continua a ripetere la parola ovvio, e peraltro il fatto che quella parola stessa la ripeta molto spesso il protagonista significa che lui, avendolo ucciso, perché quando lei lo slega e taglia la gola al vecchio, lo slega, lui lo finisce perché è arrabbiato, perché è spaventato, è distrutto. Cosa succede? Lui è come se il vecchio diventasse parte di lui, perché è una sua colpa. Oppure anche quando deve mangiare la guardia, quella che prima stava in amministrazione, che lei si, quando ha scoperto che le hanno mandato in un livello molto basso, se non sbaglio il 202, lei si impicca perché lui possa mangiarla, perché tanto lei ormai sta morendo, ha il cancro, e lui non vuole farlo, però anche lì è costretto, e quindi anche lei comparirà nelle sue visioni. Quindi la donna che sta cercando il bambino, il figlio, si scopre essere a un certo punto un'attrice completamente pazza che è andata lì volontariamente, che vuole essere la Marilyn Monroe asiatica, parole della tizia dell'amministrazione, ma alla fine si scopre invece che all'ultimo livello c'è la figlia di quella donna che è stata uccisa poi qualche livello prima. Ed è la bambina il messaggio. È la bambina il vero messaggio, fondamentalmente. Loro vogliono mandare, lui e l'altro ragazzo, la bambina sopra, perché quel messaggio, perché la bambina? Perché è la pura, è l'innocente, è quella che avrebbe dovuto essere stata massacrata per prima, la più debole. Il più debole che viene salvato, a dimostrazione che anche nel peggiore degli inferni può esserci ancora una stilla di umanità. L'umanità non è tutta marcia. C'è del marcio, indubbiamente, ma non del tutto. E notare una cosa, a un certo punto viene proprio una sorta di, come viene proprio rappresentata una discesa verso l'inferno. Ricordatevi cosa fece Cristo a un certo punto, no, nel deserto per combattere le tentazioni del diavolo. Stessa cosa, lui che prende figura messianica e si addentra verso l'inferno. E infatti notate che ci sono due persone per ogni cella. Fateci caso, l'ultimo livello è il numero 333. Se avessero messo come ultimo livello il 666, la metafora sarebbe stata talmente palese da risultare banale. Ma moltiplicate il numero di persone per cella per il numero di quella cella, di quel livello. 333 fanno 666 persone che occupano quello che di fatto è un inferno, è un numero allegorico. E il fatto che ci debba arrivare lo spettatore da solo, perché magari non tutti hanno notato che se moltiplichi quel numero per 2 diviene 666, è ancora più allegorico, perché non è così scontato e palese. È una metafora che secondo me è così, perché non può essere un numero a caso. Cioè è strano che
in ogni cella c'è una coppia, viene a scoprire che il numero di prigionieri è 666 e che il posto è praticamente un inferno, cioè non è casuale. Ma mi piace che non abbiano messo il 666 ma il 383 in modo da rendere la metafora un po' più difficile da scoprire. Quando il protagonista scopre che il ragazzo colore è morto in seguito a una ferita che gli è stata inferta da alcuni prigionieri qualche livello precedente, lui quando arriva di nuovo alla piattaforma prende la bambina, si mette lì e che cosa fa? Vede il vecchio che lo chiama la Caracon Lumaca, perché il piatto preferito del protagonista era le lumache, perché ogni persona, ogni prigioniero che entra, ok, si vede mettere sul praticamente il cibo che c'è sulla piattaforma è composto dai piatti preferiti di ciascun detenuto. E questa è una cosa pazzesca, perché il cibo rappresenta di fatto anche i desideri dell'umanità, perché in questo caso sono tutti i piatti preferiti di ciascun detenuto e ciascun detenuto fagocita i desideri degli altri. L'umanità che divora e si divora vicendevolmente. Ma alla fine la bambina viene fatta andare su nella piattaforma e a livello zero si vedranno arrivare la bambina, l'innocente, che non è stato sacrificato come pensavano. Perché la bambina sia lì, come ci sia arrivata, non si sa. Peraltro ha l'uniforme, quindi vuol dire che c'è stato qualcuno che ha fatto un uniforme a misura di bambino. Quindi non è un errore, è andata lì per qualche motivo. È allegorico, è metaforico. E lui vede il vecchio, che lo chiama Caracon, e dice, fai andare la bambina. Lui dice, va bene, ma io andrò con la bambina. No, tu non devi andare con la bambina, ma la bambina è il messaggio, io sono il messaggero. E lui dice, il messaggio non ha bisogno di alcun messaggero. Ed è essa stessa un'allegoria del film. Il film ti manda un messaggio. Se tu lo vuoi cogliere, bene. Altrimenti non c'è nessun messaggero, non c'è nessuno che voglia spiegarti. Il messaggio è quello. State a capirlo. E quindi lui scende dalla piattaforma e se ne va amichevolmente con il vecchio. È quasi sicuramente un'allegoria del fatto che lui è morto e la bambina va su. Può essere un'allegoria del fatto che lui alla fine avesse uno scopo e che abbia fatto quello che doveva fare. Può essere anche, volendo, che sia tutta una sua allucinazione, una sua fantasia. Non interessa, perché secondo me è un finale perfetto, è un finale strano come tutto il film di fatto, di base, e io l'ho apprezzato molto, ho apprezzato il fatto che sia un finale che si presta a molte interpretazioni. Lui che si ricongiunge con le sue colpe a un certo punto, lui che nella morte si libera di tutte le sue colpe, dei suoi peccati, il vecchio stesso non lo biasima per averlo ucciso come faceva prima nelle visioni. E perché proprio il vecchio? E perché non incontra la madre della bambina che è morta? Perché solo il vecchio? Perché il vecchio è di base la sua controparte. Cioè, a un certo punto lui inizia a comportarsi come il vecchio, perché è come se il vecchio fosse la sua versione di sé più consapevole e annebbiata da colpa, da senso di colpa, da cattiveria, da tutto quello che affligge l'essere umano nel corso della vita. Quindi, capito, è come se fossero due personaggi complementari che nella morte si riuniscono e vanno verso un ignoto immerso nell'oscurità. Un finale, secondo me, bellissimo. Veramente bello. Ho apprezzato, pure mi piace anche la scena in cui la ragazza asiatica ammazza il cane per nutrirsi, praticamente toglie alla donna l'unica cosa per cui viveva, motivo anche per cui si impicca, non ha più niente per cui vivere, neanche il cane, allora si impicca per permettere al ragazzo di mangiare. Poi c'è anche la scena in cui lui vede lei che cerca di convincere quella del piano di sotto a non sprecare il cibo in quel modo, a razionarlo, e allora va lì e dice, se voi non iniziate a razionare il cibo come sta dicendo la signora, io vi cagherò nel cibo, ok? Vi cagherò nel cibo e voi mangerete merda tutti i giorni. E allora a un certo punto lei dice, beh, ma allora vedi, sei tu quello che cercavamo, dillo anche a quelli sopra. E lui dice, ma quelli sopra non mi ascolteranno. E perché no? Perché non posso cagare in aria. Perché chi sta sopra crede sempre di essere in una posizione di superiorità, e alla fine lui cosa fa? Manda un messaggio che è solo per chi lo può cogliere, cioè quelli di sopra. Perché non puoi farlo cogliere a tutta l'umanità, ma solo
a quelli che decidono per l'umanità. È come se fosse un messaggio a Dio, in un certo senso, dal basso, dall'inferno al paradiso. Quindi, questo è quello che pensavo in maniera un pochino più specifica circa il buco, o The Platform, come preferite, è il Hoyo. Fatemi sapere, ve lo ripeto, cosa ne pensate voi in maniera più specifica. Mi raccomando, se lo fate, contestate questo codice di Giuda Spoiler, così non vediamo il film che non l'ha visto. Io vi abbraccio, adesso tanto, ma tanto bene, e noi ci vediamo al prossimo video.